Gli effetti della crisi sui mercati finanziari, che sta affossando le borse cinesi e di riflesso le borse mondiali, si ripercuotono anche sull'economia reale. Un mercato che rappresenta una vera e propria bombola d'ossigeno per il Made in Italy, soprattutto dopo il blocco delle esportazioni verso la Russia. Dall'inizio della crisi economica, le esportazioni verso la Cina sono aumentate del 298%, facendo segnare nel 2014 il record di sempre, con un importo di 367 milioni di euro. Ora, con la sindrome cinese, i mercati tremano e con essi le sorti di una gran fetta delle esportazioni nazionali. L'agricoltura come unica risposta all'esodo della disperazione. Questa è la posizione di CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, lanciata ad Expo nel corso della giornata dedicata alla terra quale unica speranza di pace e sviluppo. È indispensabile, sottolinea la nota CIA, passare attraverso la terra per conquistare la pace attraverso la valorizzazione delle comunità rurali e la promozione dei prodotti identitari dei diversi paesi per garantire migliori condizioni di vita. Il maltempo ha provocato ingenti danni alle colture in Toscana, dove esistono i presupposti per richiedere lo stato di calamità. È quanto emerge dal primo monitoraggio su campi allagati e coltivazioni distrutte dei territori tra Pisa, Siena e Grosseto, portato a termine da Coldiretti. Per far fronte ai danni servono fondi e, per il futuro, interventi strutturali di prevenzione del rischio idraulico. 100 delegati da 33 nazioni per discutere i temi legati all'agricoltura sostenibile e alle nuove tecnologie destinate al rinnovamento e al futuro del comparto. L'incontro globale di giovani talenti si sta svolgendo proprio in questi giorni in Australia. Da Milano a Canberra, dunque, la tematica del nutrire un pianeta sempre più affamato rappresenta la priorità. Tra convegni e incontri, anche visite guidate in fattorie e poli sperimentali che coinvolgono studenti, agricoltori, giovani imprenditori e scienziati. Il corto tutto italiano realizzato da Gerardo Graziano e Carmine Caldararo a Modern Family Farm vince la prima edizione del concorso You Farm International, dedicato alla videoagricoltura e sponsorizzato da Bayer. Il video, che ha raccolto oltre 14.500 like soltanto sulla pagina ufficiale del concorso, racconta dell'esperienza imprenditoriale e di vita della famiglia Di Lucchio e quindi di una giornata a Villa delle Rose, fattoria didattica a conduzione squisitamente familiare. Un esempio di vero Made in Italy che ha saputo attrarre l'attenzione del pubblico internazionale facendo leva anche sugli scenari classici, con particolare riferimento ai sapori, dai formaggi alla pasta fresca, che hanno reso grande e riconoscibile la nostra tradizione nel mondo. Soddisfazione ed entusiasmo, è questo lo spirito con il quale Gerardo Graziano, responsabile del progetto, ha ritirato il primo premio, il 26 settembre, a Canberra.